Siano lodati Gesù e Maria. Benvenuti a tutti, in particolare benvenuti a tutte le autorità che vedo tutte presenti e rappresentate, sindaco, vice sindaco, assessore, maresciallo dei carabinieri, capitano e rappresentanza dei vigili urbani. Sono molto contento e onorato della vostra presenza. E vi ringrazio. Le letture che abbiamo ascoltato questa sera ci consentono sia di fare una riflessione utile anche, penso, a voi e anche a me, che specialmente la prima lettura su cui ci fermeremo ci dà da pensare parecchio a tutti coloro che hanno un'autorità, e lo vedremo bene se il Signore ci aiuta, e anche ad introdurre la festa per cui siamo qui. Stiamo celebrando la Madonna della Vittoria proprio nel 450° anniversario della battaglia di Lepanto, che ricorre esattamente quest'anno, nel 1571, e che ci, speriamo, ecco, convoglierà l'attenzione negli ultimi 2-3 minuti, ecco, di queste riflessioni. La prima lettura, uno spettacolo unico al mondo, bisogna semplicemente rileggerla e commentarlo. Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. Parla della prudenza e della sapienza, adesso vedremo queste due virtù. Sapete che Salomone, questo lo dico per me e per voi, un giorno gli apparve il Signore e gli disse quello che tutti quanti ci sogniamo. Guardate che è vero, primo libro dei Re. Senti un po', oggi c'è la grande occasione della tua vita, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Che ha chiesto al nostro Signore? Che ha chiesto Salomone a Dio? Dammi la sapienza per ben governare il tuo popolo. Lui era re di Israele. E sapete Dio che gli ha risposto? Dio si è commosso. Allora Salomone, siccome tu mi hai chiesto questo, che è la cosa, e non mi hai chiesto le ricchezze, non mi hai chiesto l'abbondanza, il trionfo sui tuoi nemici, io ti do la sapienza e tutto quello che non mi hai chiesto. Abbiamo letto la forma breve del Vangelo perché nella conclusione San Pio dice: noi abbiamo lasciato tutto per te, hai lasciato tutto per me, avrai 100 volte tanto di quello che hai lasciato più la vita eterna. E questo già ci fa capire che cos'è la sapienza. La sapienza consiste nel vedere le cose come le vede Dio, cioè discernere ciò che è veramente importante, ciò che è veramente grande, ciò per cui vale la pena dare il tutto per tutto e ciò per cui no. Prosegue la prima lettura. La preferì a scettri e troni. È più importante la sapienza o il potere? Il potere per noi cristiani, religioso o civile, non importa, è sempre un servizio. Se il Signore te lo dà, cerchiamo di fare del nostro meglio. E se il Signore te lo toglie, sapete che non c'è più bisogno di me, qualcun altro farà le cose che ho fatto io meglio di come le faccio io, e pazienza. È importante per noi credenti vivere questo con questa disposizione di animo. Io sinceramente sto qui con questa disposizione, fino a quando il vescovo mi lascia fare il parroco, se mi ritiene capace di farlo, bene. E se un giorno dice: allora tu non servi più a niente, vattene via, e poi arrivederci. Tranquillo eccellenza, faccia quello che vuole. Quindi, poi, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Che ci fai con tutti i soldi della terra se non c'è la sapienza? Se non c'è la capacità di vedere le cose che contano? Gesù nel Vangelo dice: che cosa giova al mondo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? Vi ricordate la parabola del ricco stolto? Quello che aveva accumulato, e a un certo punto dice: mo ce n'ho abbastanza, mo mi metto, scusate l'espressione feriale, a panza all'aria e mi godo tutto quello che mi sono accumulato. Come termina la paroboletta? Dice: c'è un piccolo problema, fratellino, che questa notte io ti chiederò conto della tua vita e della tua anima. Tutto quello che hai lasciato, che hai accumulato, chi se lo prenderà? E tu che cosa mi vieni a raccontare quando vieni dall'altra parte? Che hai fatto un sacco di soldi? Magari forse senza nessun riferimento ai presenti, ovviamente. Magari forse pure a scapito di una perfetta rettitudine, giustizia, pagamento di tutti gli stipendi, eccetera, eccetera. Questo devi raccontare al Signore. E che ci fai con tutti quanti i soldi che c'hai? Le bare non ce l'hanno le tasche, e i soldi dall'altra parte non si portano, a meno che, questo lo dico per tutti,
non si fanno gli investimenti. Conoscete la BDC? Chi conosce la BDC? È una grande banca, la migliore che esiste, si chiama Banca del Cielo. Amministratore delegato unico è il nostro signore, presidentessa onoraria, la madre di Dio, chiaramente fondatore della Santissima Trinità. Ogni centesimo che noi diamo ai poveri, gratuitamente, ai poveri, nell'elemosina, per le missioni, per far celebrare le messe per i nostri defunti o per le necessità della Chiesa, all'ultimo posto, non è importante, sono messi nella Banca del Cielo. È l'unico modo per portarsi un po' di soldi dall'altra parte. Io vi suggerisco di fare un po' di versamenti nella Banca del Cielo, perché tutti gli altri soldi li lasciamo sulla terra. Questi sono gli unici che ci tornano indietro quando siamo morti. Attenzione, conoscete qualche banca in questo mondo, specialmente in questi tempi così critici, che paga come tasso di interesse il 100 per 1? I tassi della Banca del Cielo sono questi, ce lo dice Gesù nel Vangelo di oggi. 100 per 1. Tu dai 1 e lui ti dà 100. Attenzione, non deve essere questo a muoverci, ma il nostro Signore a volte il 100 lo dà anche in questa vita. Vi racconto una storiellina brevissima. Un mio carissimo amico, quando eravamo giovani, intorno ai 20 anni, eravamo tutti quanti appena convertiti, ci eravamo avvicinati tutti quanti fervorosi. Un giorno mi dice: Donato, sai che mi è successo? C'avevo 5.000 lire per andare al cinema. Passa vicino a un povero, ma era proprio povero, e mi chiede l'elemosina. C'avevo solo queste 5.000 lire. Che faccio? Gliele do. Niente cinema. Il giorno dopo mi chiama mio padre e mi fa, mi invento il nome, dico: Lorenzo, te voglio fare un regalo. Piano assegno 500.000 lire, cioè proprio il 100 per 1. E uno dice: il Vangelo, Gesù ha detto 100 per 1 se dai qualcosa. 5.000, mi sono tornato 500.000. Dico: vedi, nostro Signore, a volte questo è come la giustizia. Attenzione che la giustizia di Dio funziona sempre, sempre in cielo. Qualche volta, non sempre, anche sulla terra. È come il sacramento dell'unzione. Il sacramento dell'unzione, sapete che qualcuno lo guarisce, lo rimette in piedi? A me è successo più di qualche volta che persone in fin di vita prendono l'unzione. In una parrocchia dove stavo si era sparsa la voce che l'olio santo dato dal parroco porta bene, perché i moribondi campavano almeno altri 5 anni di più. Quindi non è una grande cosa. A volte succede, non sempre, perché la cosa più importante è lo spirito, ma a volte il nostro Signore pensa anche a queste cose. Ancora, l'ho amata più della salute e della bellezza. Attenzione, più della salute. In questi tempi servono commenti. Amiamo la sapienza più della salute? Punto interrogativo. La sapienza, quindi il pensare come Dio, il vedere le cose come le vede Lui. E come le vede Lui? Le vede come le vede la logica del Vangelo. Sapete che San Pietro si è fatto crocifiggere con la testa sotto, non solo perché non si sentiva degno di morire come nostro Signore, ma si tramanda che si volle far crocifiggere a testa sotto per vedere il mondo al rovescio, cioè come vede il mondo uno che non è cristiano, cioè devi ribaltarlo a 180 gradi, così, così o così. Il Vangelo di oggi, da poco abbiamo celebrato San Francesco. San Francesco, leggendo il Vangelo di oggi, è diventato San Francesco. Ma chi di noi penserebbe che sia una cosa ragionevole, equilibrata, fare quello che ha fatto San Francesco? San Francesco è andato via tutto, è spogliato nudo davanti a tutti, davanti al Vescovo e davanti al Padre, facendo una sceneggiata, insomma, che noi adesso, cioè, immaginate di vederla quella scena. Voi che avreste pensato che vedete un ventenne, poco più di ventenne, fare una cosa di questo genere? Dite la verità. Tutte le rotelle mica ce l'avranno, perché a volte il nostro Signore, per darci segni grandi di sapienza, suscita attraverso i santi queste grandi provocazioni. Allora, proverbi popolari sulla sapienza, utili per chi governa. Diceva un saggio: la sapienza e l'umiltà parlano, l'arroganza e la superbia urlano. Altro proverbio popolare sulla sapienza: il sapiente pensa a quello che dice, lo stolto dice quello che pensa. Attenzione, dico quello che penso. Se tutti quanti dovessimo dire senza freni quello che pensiamo, si pensa sempre a quello che si dice. Oltre alla sapienza, attenzione, c'è la prudenza. Non è esattamente la stessa cosa. Che cos'è la prudenza? Questa è virtù indispensabile per chi governa,
perché la sua prudenza serve a governare noi stessi e governare il prossimo. La prudenza, dice San Tommaso d'Aquino, è la retta ragione delle cose da farsi. Che facciamo dinanzi a questa situazione? Che facciamo dinanzi a questo problema? Capire bene quello che c'è da fare è una cosa difficile. Nel parlare comune, fare la cosa giusta, fare la scelta giusta. In base a quali criteri noi facciamo le nostre scelte? Un credente, questo è un tema molto importante, è capace sempre di mettersi in preghiera, in ascolto davanti a Dio e di agire ovviamente in conformità della legge oggettiva, perché non si può mai drogare, ma poi sulle cose che richiedono comunque una decisione, ascoltare quello che Dio gli dice nel cuore attraverso la sua coscienza. Non farsi tirare, questo è per chi governa, per me, per voi, dalla opinione pubblica, da quello che le persone gradiscono, perché non sempre quello che le persone gradiscono è il bene. Molto difficile prendere delle decisioni che si sa saranno impopolari, ma in alcune circostanze bisogna prenderle. Quindi ci vuole un grande spirito di preghiera e ci vuole per questo l'invocazione della Madonna. Dicevo, il 7 d'ottobre noi festeggiamo la Madonna della Vittoria, no? Poi a Lepanto, cioè, c'è stata una battaglia storica, nel senso che guardate che si poteva scrivere un'altra storia, perché se la battaglia di Lepanto fosse stata persa, l'Europa sarebbe stata islamizzata. Adesso non voglio entrare in conflitti, cioè, ma noi oggi non staremmo forse qui, capite? Saremmo dentro una moschea, saremmo diventati tutti quanti musulmani. Cioè, la storia così come la conosciamo sarebbe andata differentemente. La Madonna è intervenuta perché è stata invocata, se no non interveniva. C'erano migliaia di persone che stavano dicendo il rosario, capite? La Madonna che oggi porteremo in processione, come tutti spero sappiate, ha aperto gli occhi guardando le persone di Sermoneta, dicendo: guardate che io veglio su di voi, ma voi chiedete la mia assistenza, vi rivolgete a me, chiedete il mio aiuto, dite il rosario, che siamo nel mese di ottobre. Cioè, la Madonna della Vittoria è collegata al rosario, capite? In processione, se il tempo ci consentirà di andarci, reciteremo il rosario, perché il modo con cui si chiede con forza l'aiuto della Madonna è il rosario. Del rosario ci abbiamo bisogno, perché se tu il rosario non lo dici, le grazie non ti arrivano, non c'è niente da fare. Padre Pio chiamava il rosario l'arma, lui lo diceva in continuazione, l'arma per difendersi dal diavolo e dal male e l'arma per sbancare il cielo, per ottenere dal cielo qualunque grazia. Lo diciamo, non lo diciamo, quindi seguire oggi la Madonna significa ricordare quello che ha fatto e ringraziarla, ma la Madonna lo fa anche con noi. Chi sta con la Madonna e chi sta con il rosario in mano, state tranquillo che non perde nessuna delle battaglie decisive dell'esistenza, quelle più importanti, quelle delle grandi scelte, quelle contro il male e che avanza e che impera. Chiudo citando un versetto del Libro della Sapienza, l'ultimo che abbiamo ascoltato, perché questo è la grande notizia. Insieme a lei, cioè alla Sapienza, mi sono venuti tutti bene, quello che dicevo prima. Salomone l'ha chiesta e insieme a quello gli è venuto tutto il resto. Nelle sue mani una ricchezza incalcolabile. Invece, se tu chiedi qualcosa del resto, il potere, i soldi, il successo, la vita bella, potrebbe anche arrivarti quella cosa, ma perdi la Sapienza e perdi tutto il resto. Quindi sta a noi comprendere cosa fare del tempo che il Signore ci ha dato, della vita che il Signore ci ha dato e fare le nostre grandi scelte. Che cosa vogliamo dalla vita? Perché in ultima analisi, se ci pensiamo bene, come va la nostra vita dipende dalle nostre scelte. Ed è importante imparare a fare le scelte giuste davanti a Dio e qualche volta anche davanti agli uomini. Siamo lodati Gesù e Maria.